Misericordia Bergogliana. Dunque, vorrei partire da un punto di vista fondamentale. È venuto il momento in cui dentro la Chiesa bisogna decidersi ormai apertamente e con molta chiarezza se stare dalla parte di Gesù Cristo e quindi del suo Vangelo o dalla parte di Jorge Mario Bergoglio e del suo Vangelo o di quel Vangelo che per lui è stato scritto. Perché il Vangelo che oggi, da quando è Papa, come dicono, Bergoglio, non è più il Vangelo di Gesù Cristo, come fra un momento dirò. E quelli che, grazie a Dio, come il sottoscritto, e quelli che chiamano adepti di Don Minutella, quando i veri adepti sono tutti quelli che vanno dietro Bergoglio, perché Don Minutella, cari monsignori della curia di Cagliari, che se non vi convertite avrete il giudizio di Dio, sarete castigati, la diocesi di Cagliari sarà castigata già sulla terra. Gli adepti veri sono quelli di Bergoglio, non quelli del sottoscritto. Io rimango cattolico, ve lo dimostro apertamente che sono cattolico. Mentre dall'altra parte avete creato con Bergoglio un nuovo Vangelo, una nuova Chiesa. Ecco perché io questa sera, in una di quelle puntate di fuoco che lo Spirito suscita, visto che ormai altri adoperano diplomazie, linguaggi diplomatici, voglio recitare il credo in latino a nome di tutti gli adepti di Don Minutella, come li chiamano, perché si sappia che Don Minutella non ha adepti. Noi siamo cattolici, non bergogliani. Chi è bergogliano non è più cattolico. Bergoglio ha fondato una nuova chiesa, volete capirlo, sì o no? Volete capirlo che Bergoglio non è il Papa? Volete capirlo che Bergoglio ha rovinato la Chiesa da quando Benedetto XVI è stato costretto ad andar via ed è stato piazzato lì dai poteri forti il cardinale Jorge Mario Bergoglio? Non sono un folle, non sono uno che è farnetica, chiedetelo al cardinale Danneels. Ma come possono tanti cattolici continuare ad andare a messa in unione con il nostro Papa Francesco? Ma quale unione? Ipocriti! Ipocriti! Falsi! Il Signore vi condannerà! Uscite fuori da questa accozzaglia massonica che Bergoglio capeggia! Questa falsa chiesa ha i giorni contati perché la Santa Vergine Maria, ed è così che va combattuta, Dio mio, così, cardinale Müller. Io non capisco il cardinale Müller. Fa un manifesto della fede dove chiaramente mette in luce le eresie di questi 6 anni di cosiddetto pongoverno bergogliano, però oggi precisa. Sulla nuova bussola quotidiana non parlo di Bergoglio. Ipocriti! La Madonna vi volta le spalle! Venite fuori come fa Don Minutella! Io non li temo, anzi, anzi, più mi attaccano e più urlo perché loro spererebbero di mettermi paura, capite? Di farmi capire, guarda che ti stiamo accerchiando, eh? Prima o poi ci pensiamo noi. E io so quel che dico, guardate che lo so io e lo sanno Bergoglio e i suoi collaboratori, voi purtroppo no. Io urlo ancora più forte perché so che dall'altra parte c'è Satana, c'è il diavolo che ha preso possesso del Vaticano. Non bastano questi proclami, come fa il cardinale Müller che poi dice non parlo di Bergoglio, ma scusate, io ho letto il proclama, l'avete letto? E Bergoglio e la falsa Chiesa sapevano che la Chiesa è piena di codardi, di quelli che non vanno fino in fondo, che dicono ma poi tacciono, che appena sono lì pronti per dire dillo, dillo che è Bergoglio il problema. Poi no, non lo dicono. Bergoglio non è codardo. Io ammiro Bergoglio per il suo coraggio. È un coraggio titanico quello di Bergoglio. Nessuno mai nella Chiesa aveva fatto quello che sta facendo lui. Lo ammiro per il suo coraggio. Ma sappia, lui che dice di essere il Papa,
che da questa parte ha trovato uno che si chiama Don Minutella, che non ha meno coraggio di lui. E io non lo so dove lui prende il coraggio, oppure lo so, ma non lo dico. So io però da chi lo prendo. Cardinale Bergoglio, togliti di mezzo! Togliti di mezzo! Prima o poi ti arriverà il giudizio di Dio! Te hai fatto quello che nessuno mai aveva fatto! La confusione, la divisione, ad opera di uno che dovrebbe essere artefice della comunione. Cardinale Müller, mi dai dolore nel cuore, mi dai dolore nel cuore, sarebbe meglio che tacessi, invece di dire l'errore, ma non avere il coraggio di dire chi è che porta l'errore. Bergoglio, cardinale, ti ammiro per il tuo coraggio. È uno, quello lì, che va fino in fondo, non si ferma, non ha paura, capito? Cosa con lui? Si è instaurato un regime, io l'ho visto ad Ars, io l'ho visto a Nevers, io l'ho visto con l'orefice a Palermo, peggio del regime nazista. Capite, figlioli cari, c'è Satana dentro la Chiesa. Totalmente, venir fuori dicendo a Bergoglio frontalmente, apertamente, non ci sto con te, sto con Gesù Cristo, sto con Benedetto XVI, sto con la Chiesa Cattolica, o si è con Gesù Cristo, col suo Vangelo e con la sua Chiesa, o si è con Bergoglio. Chi è con Bergoglio non è con Gesù Cristo. Chi è con Bergoglio non è più cattolico. E chi è cattolico non può stare con Bergoglio, non può andare a messa in unione con Papa Francesco. Ah, certo, uno potrebbe dire, mi sembra di leggere negli occhi di Giuseppe, ma perché Dio lo permette? È una domanda importante, ma guardate, la Chiesa deve affrontare queste sfide. La Madonna Fatima ai tre pastorelli aveva annunciato questo tempo di apostasia, di prova, che sarebbe... Quando va in missione non va per fare cristiani, maledetti eretici! Non va per fare cristiani. Hai capito che i gesuiti del Cinquecento, che hanno conquistato a Gesù Cristo intere terre del mondo, erano dei fondamentalisti, come li chiama Bergoglio? Guardate che... quella di Bergoglio è una visione perfetta, ma anticristica. Facevano proselitismo. Bisogna lasciare che ognuno segua la religione che vuole. Bisogna, come ha detto lui, guardate, è una catastrofe in questi 5 anni. Io mi stupisco del silenzio dei cardinali e della vigliaccheria degli altri. Bisogna lasciare che ognuno segua la propria coscienza. Capito? La Chiesa quando va in missione non va per annunciare Gesù. Ah no, Enzo Bianchi, ce lo dici per favore, te che sei il guru della falsa Chiesa, perché è lui il guru della falsa Chiesa, tant'è che come vedete Satana ti viene incontro, no? Se prostrandoti mi adorerai, ti darò tutto quello di cui è. Guardate questi uomini, il mondo si incanta dinanzi a Bergoglio ed Enzo Bianchi. Il mondo si prostra, si aprono le cattedrali, si avviene l'impensabile. Questa è opera di Satana, perché trasmettono l'eresia, sono portatori insani, capisci? Cioè, portatore sano, questi sono portatori insani dell'eresia, hanno il virus dell'eresia. E chi partecipa delle loro opere, come dice l'Apostolo Giovanni, partecipa delle opere di Satana. La Chiesa non va per fare cristiani, per battezzare. Ah no, 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 è cambiato tutto, noi siamo bacchettoni che rimaniamo cattolici, dobbiamo aprirci, per favore mettete le statue di Buddha in casa, capito? E smettetela di recitare il rosario a questa donna comune della porta accanto. Smettetela di rimanere cattolici come per 2000 anni lo si è stati. Bergoglio è il nuovo Messia!
Bergoglio e lunto! Di chi però? Di Dio o del suo antagonista? Bergoglio e lunto! Ha cambiato il Vangelo! Coraggioso, ardito, audace! E quelli vigliacchi, codardi, silenziosi! Più sono codardi e silenziosi e più Bergoglio prende coraggio. Ha cambiato per sempre il Vangelo. Non bisogna, dice Enzo Bianchi, perché poi tra loro studiano sempre le stesse cose. Non bisogna andare ad annunziare il Vangelo, a battezzare, no. La Chiesa ha sbagliato in questi 2000 anni. Quando i missionari andavano in Africa, nelle Americhe, in India, a predicare il Vangelo, hanno sbagliato. In questi tempi di tenebra siamo riconoscenti a Dio per aver ricevuto la grazia di appartenere al piccolo resto che vuol rimanere cattolico senza ipocrisia e senza infingimenti. Grazie Vilma, grazie Marco. Nella piena consapevolezza che solo Gesù Cristo salva, a proposito del dialogo interreligioso, no? Il vero e unico Romano Pontefice, Sua Santità Benedetto XVI, ci sostiene. La falsa Chiesa, meretrice, eretica, stravagante, ecumenica e globale, ha i giorni contati, il cuore immacolato di Moria trionferà come promesso a Fatima. Bene, carissimi, io volevo concludere, come vi ho detto, con la recita del Credo, in latino. A nome di tutto il piccolo resto degli adepti di Don Minutella, va bene? Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, fattore in cieli e terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consustantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, su Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iteru venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam, santam, catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiter unum baptisma in remissionem peccatorum, et espetto resurrezione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen.